Buonasera, per conto di Italia Fans, noi siamo qui a Biceglie in una manifestazione che si chiama Dolmen d'Oro e abbiamo il signor Bonito, sì, di cui ci racconta un po' la produzione, diciamo, dei prodotti che, dove tutti i cuochi più o meno attingono per offrire una qualità. Sì. Prego. Sì, in effetti abbiamo, come giustamente lui ha detto, noi produciamo prodotti da forno, nella fattispecie di pane e derivati, salutistici, perché utilizziamo la filiera corta del nostro territorio. E in effetti tutta la nostra produzione è rivolta al far star bene le persone, gli individui che poi utilizzano e mangiano i nostri prodotti. La filiera corta, sapete che cosa significa? La filiera corta è ottimizzare la produzione di questi prodotti, quindi di pane e quant'altro, con delle materie prime pregiate nostre del territorio. È quello che vogliamo noi, sì. La promozione è proprio quella, sì. Quella di utilizzare il nostro territorio, sì, con i nostri prodotti e non ricorrere magari a delle importazioni che, sì, ci farebbero male. Eh sì, perché ormai è scientificamente provato che il territorio offre una buona gamma, azzarderia a dire una vasta gamma di materie prime del territorio nostro, eccellente, quindi ricca di proteine, di fibre alimentari e quant'altro. E contrariamente, giustamente come diceva lei, ai prodotti importati, nella fattispecie del grano, dalla Canada, dall'Australia, certo, che sono prodotti trattati, purtroppo trattati, ahimè, dalla chimica, certo, tipo il glifosato e quant'altro, che danneggiano, scientificamente provato, che danneggiano l'organismo, addirittura la crescita dei bambini. E purtroppo il pane è sempre stato, e la pasta, hanno sempre rappresentato la dieta, diciamo, mediterranea. La dieta mediterranea, la materia prima proprio del nostro organismo. Quindi è importante, diciamo, importante e opportuno operare in questo settore con la nostra azienda, e definire i nostri prodotti salutistici. Ce la descrivo un po' l'azienda, così poi concludiamo. Sì, sì, l'azienda è composta, a parte da me, che sono uno dei titolari, da un'altra sono un progettista e consulente tecnico commerciale, e un altro socio, Massimo Lolli, che è un tecnologo alimentare specializzato nella cura dei lieviti e quant'altro. Quindi l'ideale è nella panificazione, per la produzione proprio dei pani, dei prodotti da forno. Un'azienda tipica, diciamo, del sud, semi-industriale, cioè con molta artigianalità, no? Proprio per lasciare stare vicino a quello che è la tagliata, sì, esatto, dei cuochi e di chi utilizza poi il nostro prodotto. Ripeto, per non essere ripetitivo, i prodotti che otteniamo grazie alla ricerca e sviluppo che continuamente il Massimo Lolli della situazione, che è il lievitista dell'azienda, fa quotidianamente, fa sì che ogni giorno riusciamo a relazionarci con i cuochi, anche con loro, una sinergia, loro, certo, per una sinergia, certo, ottimale, per la buona riuscita del prodotto, per offrire stesso, il prodotto, no, per la buona migliore, riuscita anche del prodotto, certo, stesso. Va bene, la ringrazio, grazie, buona serata, arrivederci, sì.